Ciao ragazzi, io sono Nilirfa e ci troviamo ancora su ConnectSide. Oggi facciamo un test su gli NPC che avevamo catturato la scorsa volta. Come potete vedere, qua si trova Eri il predone. Io l'ho un po' vestito, vediamo cosa mi sono andata a mettere. Ho messo tutta l'armatura della Legione di Silente più delle armi, in questo caso lemuriane. No, è partita anche quell'altra. Comunque ho spawnato il boss di Cupido Gigante per vedere quanta vita perdeva, però adesso c'avevo anche quest'altra. Vabbè, morirà naturalmente. Vediamo quanta vita perde. Ma non si riesce a vedere la vita del boss. Vedete che quella lì perde una marea di vita, perché ovviamente non ha nemmeno la corazza. Era poi una ballerina che avevo qui fuori, me l'ho dimenticata. Vediamo un po' se va a toccare. Ecco, vedete che è un boss che già sta a metà vita con tre dischi. Forse è un po' troppo gigante qui dentro, abbiamo fatto questa piccola arena. Vedete quanta poca vita ha perso Eri. Dove vai Eri? No, dove vai? Conviene andare in una zona più aperta. Allora, la tipa è morta. Bravo, l'ha incastrato lì. Vedete quanta vita gli toglie. Quindi ve lo potete portare dietro con spada e scudo, dovrebbe fare anche da tank in teoria, perché resiste tantissimo. Guardate quanta vita gli toglie. Poi ovviamente in base alle armi che andate a mettere farà, in questo caso vedete che c'ha il piede a 3. Poi vabbè, mi sa che l'ha incastrato lì nella. Comunque perde pochissima vita, sta perdendo veramente poca vita, quindi è un ottimo tank con spada e scudo. Ecco, bravo, pure intelligente, è entrato dentro. Comunque il boss non gli fa niente, quindi questo è ottimo contro i boss anche a 3 teschi. No, non mi dire che me lo butta giù, me lo ammazza. Ok, perfetto, bravissimi, complimenti. Direi che è uno dei migliori questo qua, avete visto come combatte e quindi vi suggerisco di andarvelo a prendere, anzi prendetene magari più di uno da mettere anche come davanti alla vostra base come difesa. Sono molto forti, comunque soprattutto sono forti contro i boss a 3 teschi. Grazie ragazzi, per oggi è tutto, il test è stato fatto, vi ringrazio di aver visto questo video, vi invito sempre a iscrivervi al canale per chi ancora non l'avesse fatto, a mettere un mi piace per supportare il canale che sta, diciamo, messo un po' male e di condividere il video. Ciao e alla prossima! Ragazzi, non mi ero accorta, ma entrando in casa dopo un po' di tempo che non giocavo, o più che altro ero nell'altra casa, ho trovato che non ci sono più le fornaci e nemmeno il bancone per fare le armi che era posizionato qua, quindi alla faccia dei bug che la roba sparisce.